Dopo Klimt e Van Gogh, nell'ex chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze arriva un'altra spettacolare mostra immersiva prodotta dal gruppo Cross Media e realizzata da Art Media Studio Firenze. Fino all'8 ottobre 2017 il protagonista è Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento. L'esperienza si avvale di multiproiezioni in videomapping su 9 giganteschi schermi e centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in Full HD e una colonna sonora in Dolby Surround che scorreranno a ciclo continuo sugli elementi architettonici della chiesa oggi sconsacrata. In mostra le opere più famose dell'artista, la Dama con l'Ermellino, la Monna Lisa, la Vergine delle Rocce, l'Uomo Vitruviano, l'Annunciazione, Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'Agnellino, le grandi macchine volanti, le invenzioni ingegneristiche, i codici e i disegni. Il progetto espositivo è finalizzato alla divulgazione culturale e fa proprio il concetto di edutainment, ossia un genere di intrattenimento volto però ad istruire. La mostra, che anticipa di 2 anni le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, è una sorta di grande storytelling per immagini. Arricchiscono il percorso numerosi modelli delle macchine leonardesche a grandezza naturale in scala, riproduzioni anastatiche dei codici e dei disegni dell'artista e gli occhiali Oculus che una volta indossati permetteranno di vivere un'esperienza di realtà virtuale entrando dentro al carro armato progettato da Da Vinci e interagire con i suoi meccanismi.